Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo webinar dedicato alla privacy sui social media. Mentre fate accesso, diciamo, in aula, intanto vi chiedo di darmi un riscontro se mi vedete e mi sentite correttamente. Sì, perfetto. Benissimo. Allora, come dicevo, questo è il secondo appuntamento di un ciclo di webinar organizzato nell'ambito dell'azione dedicata ai social del progetto Riforma Attiva. Siamo ancora a un webinar, come sapete, questo ciclo, diciamo, alternerà momenti, diciamo, su tematiche trasversali e momenti, più specifici dedicati all'uso di, specifiche piattaforme. Oggi ci occuperemo, diciamo, di privacy, perché abbiamo scelto questo tema, che ci sembra, diciamo, fondamentale anche alla luce di quanto sta succedendo, diciamo, in ambito internazionale, perché pensiamo che sia assolutamente indispensabile dare il più possibile a tutti gli operatori della comunicazione, a quanti lavorano nella pubblica amministrazione, diciamo, gli elementi conoscitivi indispensabili a padroneggiare questi strumenti in maniera assolutamente professionale. Per questo oggi con l'avvocato Francesco Paolo Micozzi parleremo di privacy, nella appunto convinzione che quando presidiamo questi canali e quando ci troviamo a interagire con i cittadini, dobbiamo aver presente tutte quelle tematiche, anche le aree più delicate e critiche che l'uso di questi canali ci pongono. Io do a questo punto la parola all'avvocato Micozzi, vi invito a porre le vostre domande in chat e approfitto per ricordarvi che comunque la registrazione di questo webinar sarà resa disponibile dopo il webinar nella pagina di eventi EPA dove vi siete iscritti. Lascio la parola subito a Francesco Micozzi e ci vediamo dopo. Grazie, grazie Roberta. Iniziamo subito, visto che abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, cerchiamo di recuperare il tempo perduto molto velocemente. Chi sono? Sono Francesco Micozzi, sono un avvocato, sono docente della cattedra di informatica giuridica all'Università di Perugia, sono leader del modulo Jean Monnet Cyber sui data breach, è un progetto che è stato finanziato dall'agenzia EACEA della Commissione europea. Sono docente anche nel master di primo livello in Data Protection, Cybercrime e Digital Forensics, faccio parte della Commissione Privacy del Consiglio nazionale forense e mi occupo anche della formazione dei Data Protection Officer nell'ambito di svariati master universitari, tra cui l'Università di Perugia, il Politecnico di Milano, l'Università Statale di Milano e altri corsi, e anche al corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e con la collaborazione del patrocinio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Fatta questa brevissima presentazione, mi accingo a individuare quelli che possono essere i profili rilevanti in ambito non solo privacy, tutte quelle volte in cui una pubblica amministrazione si affacci sul mondo dei social network, proprio perché si tratta di strumenti che sempre più spesso vengono utilizzati e vengono appunto utilizzati come strumenti dalle pubbliche amministrazioni. Andiamo a quelli che possono essere i profili rilevanti per una pubblica amministrazione che si affaccia ai social network. Innanzitutto dobbiamo considerare le norme in materia di comunicazione istituzionale e faccio un collegamento anche con i profili relativi al codice di comportamento. Innanzitutto il DPR 62 del 2013, che come sapete è stato introdotto a seguito delle indicazioni contenute nella legge anticorruzione, la legge 190 del 2012,
E oltre al codice di comportamento nazionale, ciascuna amministrazione pubblica ha anche un codice di comportamento suo specifico e quindi anche da questo punto di vista dobbiamo osservare quelle che possono essere le indicazioni contenute nell'uso anche degli strumenti social. Ci sono dei profili peculiari particolarmente interessanti che possono emergere quando una pubblica amministrazione sfrutti uno strumento come il social network, ed erano situazioni che si erano già verificate in passato quando, ad esempio, il dipendente di una pubblica amministrazione apriva spontaneamente una pagina web che non era tanto istituzionale, ma veniva dedicata all'amministrazione alla quale apparteneva. Capitano queste cose anche in tempi più recenti con i profili social. Ci sono stati anche dei problemi legati all'istituzione, all'ente pubblico che richiede al dipendente che aveva aperto spontaneamente una pagina Facebook o su altri social network di ottenere le credenziali e quindi da questo punto di vista si potevano creare degli scontri, tra virgolette, tra il dipendente pubblico e la stessa istituzione rappresentata. Altre norme che noi dobbiamo considerare quando entriamo sul mondo social come pubblica amministrazione sono le norme in materia di trasparenza e vedremo soprattutto al termine di questa giornata che alcuni dei profili interessanti riguardano appunto il prelevare dei contenuti da determinate aree dei siti istituzionali per poi andarli a ripubblicare sui social network e questo non è sempre possibile. Vedremo poi quali profili problematici possono esserci. Consideriamo che concentreremo questa nostra ora a parlare dei profili legati alla protezione dei dati personali. Sto in questa prima slide dando una panoramica di tutti quelli che possono essere gli altri innumerevoli profili disciplinari che devono essere osservati al fine di preservare e garantire che anche la gestione della comunicazione istituzionale sui social network avvenga correttamente. Oltre a ciò, altre norme che occorre considerare sono quelle in materia di diritto d'autore. Capita molto spesso che sul profilo social di una pubblica amministrazione vengano utilizzati impropriamente dei contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d'autore, quindi una forma di responsabilità da questo punto di vista può insorgere in capo alla pubblica amministrazione che abbia diffuso senza averne diritto delle opere tutelate dal diritto d'autore. Ancora, norme del codice di comportamento che riguardano sia il modo in cui la pubblica amministrazione si mostra all'esterno sul profilo social, ma anche alle modalità di interazione da parte degli stessi dipendenti della pubblica amministrazione su quel medesimo social network. Ancora rilevanti sono le norme del decreto legislativo 82 del 2005 per gli amici il codice dell'amministrazione digitale. Consideriamo inoltre le norme sulla accessibilità, quindi anche la pubblicazione di determinati contenuti audiovisivi sul profilo social della pubblica amministrazione dovrebbe considerare anche i profili legati all'accessibilità. Quindi se vado a pubblicare un video di un evento che la pubblica amministrazione ha portato avanti, si dovrebbe quantomeno prevedere la possibilità di avere dei sottotitoli. Ancora, consideriamo un altro profilo che molto spesso viene ignorato, non solo dalle pubbliche amministrazioni, ma da qualsiasi utente dei social network. I social network, quando noi attiviamo una pagina o apriamo un profilo, ci fanno sostanzialmente sottoscrivere un contratto, delle condizioni generali di contratto, e quindi sono le regole del gioco che all'interno di quel social network è il social network stesso ad aver dato. Questi sono i cosiddetti terms of service, cioè i termini di servizio, le condizioni generali per poter fruire di quel particolare servizio. E quando noi attiviamo una pagina per un profilo personale o per un profilo istituzionale, molto spesso diciamo quella che è la più comune tra le bugie dette sui
su internet, cioè ho letto e accetto le condizioni del contratto, così come capita che queste condizioni siano lette solamente da avvocati che si occupino di una determinata materia, è altrettanto per converso facile che l'utente accetti delle condizioni senza averle nemmeno lette. Ultima, ma non ultima per importanza, questione di cui vi voglio parlare è il profilo legato alla protezione dei dati personali sui social network. Potrebbe sembrare un qualcosa in perfetta antitesi, cioè come facciamo a rispettare le norme sulla privacy mentre noi utilizziamo un social network che nasce proprio per diffondere dei contenuti, per pubblicare dei contenuti? Ecco, da questo punto di vista dobbiamo fare qualche premessa. Innanzitutto, quando noi parliamo delle norme in materia di protezione dei dati personali, immagino sia noto a tutti che la norma oggi di riferimento, le norme di riferimento sono contenute nel regolamento europeo 679 del 2016, il meglio conosciuto GDPR, cioè regolamento appunto generale in materia di protezione dei dati personali, che è andato a abrogare a partire dal 25 maggio del 2018 la direttiva, la direttiva 46 del 1995. Vedremo poi che ci possono essere alcune implicazioni anche da questo punto di vista. E poi residua pur sempre il nostro codice della privacy, il decreto legislativo 196 del 2003, che è stato modificato con delle modifiche che sono entrate in vigore il 19 settembre del 2018 dal decreto legislativo 101 del 2018. Diciamo che il codice della privacy nazionale non è come avveniva in passato, prima del GDPR, non è uno strumento normativo che recepisce in Italia delle norme che sono state scritte dal legislatore europeo, proprio perché una delle caratteristiche e differenza fondamentale tra una direttiva europea e il regolamento europeo è che mentre la direttiva europea doveva essere recepita con una norma nazionale, con una norma interna da parte degli stati membri dell'Unione Europea, il regolamento in materia di protezione dei dati personali, il GDPR, si applica automaticamente in tutti gli stati membri senza bisogno che essi recepiscano alcunché. Quindi sono delle norme, come si dice, self-executing, non hanno bisogno di essere recepite. Quindi voi potreste chiedermi, ma allora le norme contenute nel codice della privacy che cosa fanno? Diciamo che aggiungono in tutti quegli spazi liberi lasciati dal GDPR delle disposizioni. Quindi ad esempio pensiamo alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali delle persone decedute. Il GDPR dice io non me ne occupo, però se gli stati membri vogliono potranno disciplinare anche questo aspetto. Ma a parte questo dettaglio, questa norma di dettaglio, che cosa fa il GDPR? A cosa serve il GDPR? Il GDPR è, diciamo, per dare una lettura molto dall'alto, molto panoramica. Se volessimo fare un parallelismo con altre normative vigenti in Italia, noi potremmo fare il parallelismo con norme come quelle contenute nel testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, nella legge anticorruzione, nel decreto legislativo 231 del 2001. Voi potreste chiedervi, ma che cosa hanno in comune tutte queste discipline? Che per oggetto sono del tutto diverse. È vero, sono del tutto diverse, ma tutte queste discipline si occupano della gestione di un qualcosa in comune. Si occupano della gestione di un rischio, cioè un rischio che nel caso del GDPR è quello che vengano lesi dei diritti o degli interessi fondamentali a seguito di un trattamento non corretto dei dati personali. Anche le norme in materia di sicurezza sul lavoro si occupano del rischio. Il rischio qual è? Il rischio che il lavoratore, mentre si trova a svolgere le sue mansioni lavorative, si faccia male o peggio, muoia sul lavoro. Quindi capite che poiché a base di tutte queste differenti discipline vi è uno standard tecnico, la ISO 31000, che si occupa appunto della gestione del rischio, avremo dei punti in comune tra tutte queste discipline.
Ma a parte questo, noi dobbiamo chiederci come questo profilo del trattamento dei dati personali possa interessare una pubblica amministrazione che si affacci al mondo dei social network. Beh, può interessare sotto due diversi profili. Il primo profilo è quello della pubblicazione su una pagina istituzionale di determinati contenuti da parte appunto delle pubbliche amministrazioni. L'altro aspetto è quello della fruizione da parte della pubblica amministrazione e dei destinatari dell'azione della pubblica amministrazione di comunicazioni uno a uno, diciamo così. E quindi la stessa differenza che noi possiamo cogliere tra il pubblicare un contenuto su un nostro profilo Facebook pubblico, aperto, o il parlare con un nostro contatto sul social network attraverso Messenger o attraverso altri strumenti di comunicazione. Perché abbiamo deciso di parlare oggi di questo profilo? Perché oggi abbiamo una novità abbastanza rilevante che ci crea dei problemi altrettanto abbastanza rilevanti nell'uso del social network da parte della pubblica amministrazione. E la domanda, o meglio, la questione che ci si para davanti è potenzialmente la possibilità stessa di poter utilizzare di poter utilizzare lo strumento in questione volta per volta individuato. Sto provando a leggere la domanda, poi eventualmente le domande le posso anche riprendere alla fine, così non ci interrompiamo. Vado avanti così poi le vediamo alla fine le domande, altrimenti rischio di perdere il filo. Dicevo, distinguiamo questi due tipi di attività online, cioè un'attività di diffusione di informazioni, quindi ho la possibilità data da questi strumenti, spesso unitamente insieme, di dialogare con ciascun soggetto destinatario. Quali sono alcune delle regole fondamentali che vengono in questione quando si tratti di quando ci occupiamo della prima di queste attività alle quali abbiamo fatto cenno, cioè la pubblica amministrazione che informa attraverso i social network? Beh, ci sono delle norme in materia di protezione dei dati personali, ma queste norme quando ci interessano? Quando ovviamente oggetto della diffusione siano dei dati personali, perché se la pubblica amministrazione attraverso la propria pagina social pubblica delle informazioni relative a uno stato d'allerta meteo, ad esempio, in una determinata zona o in un determinato quartiere de della città di riferimento e non vi siano dei dati personali, ovviamente non ci poniamo alcun problema relativo alla protezione dei dati personali. Consideriamo un'altra cosa, quindi, dato personale, il concetto stesso di partenza è rilevante e fondamentale perché possa applicarsi una disciplina come quella, del GDPR o come quella del codice, della privacy in materia di protezione dei dati personali. E qual è? Il primo presupposto è che ci sia un dato personale. Dato personale che cos'è? E molto spesso su questo elemento, anche nelle pubbliche amministrazioni si sbaglia nel individuare una determinata informazione come dato personale o meno. Dato personale è qualsiasi informazione direttamente o indirettamente riconducibile a una persona fisica. Quindi le informazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche non rientrano nella definizione di dato personale. Diciamo che è una definizione che in Italia abbiamo così già prima del GDPR, l'abbiamo in Italia dal 2012, e il concetto più difficile da digerire probabilmente è la possibilità di far riferimento a un'informazione che anche indirettamente faccia riferimento a una persona fisica. Qual è, ad esempio, un qualsiasi dato che sia pseudonimo o che comunque faccia riferimento in qualche modo ci consenta di individuare in modo preciso quella singola persona fisica. Quindi, ad esempio,
Se noi dovessimo pubblicare una graduatoria e sostituissimo al nome e cognome un codice di un elenco che noi stessi e solo noi conosciamo all'interno dell'amministrazione, non potremmo ritenere che quello sia un dato anonimo, perché anche se solo noi siamo in grado di risalire da quel codice identificativo, ad esempio H725 è uguale Francesco Paolo Micozzi, questi riferimenti li abbiamo inseriti all'interno di un registro che solo noi possiamo consultare. Il fatto di ritenere che solo noi possiamo sapere che H725 è Francesco Paolo Micozzi non rende quel codice H725 un dato anonimo, proprio perché, sia pure indirettamente, residua la possibilità, ragionevole possibilità, di risalire a individuare la singola persona fisica. Quali sono le regole sulla, abbiamo detto, distinguiamo tra dati personali e dati non personali, ci interessano solo i dati personali, ma quando ci occupiamo di dati personali, la norma base di riferimento nel nostro codice della privacy è l'articolo 2 ter, che è stato introdotto che è stato introdotto dal decreto legislativo 101 del 2018. In che cosa questa norma non è un qualcosa di assolutamente nuovo. Ricorderete che nel decreto trasparenza, il decreto legislativo 33 del 2013, vi era un articolo 4 che dopo il decreto legislativo 97 del 2016 è diventato l'articolo 7 bis. Quindi è stato solo spostato dall'articolo 4 e è diventato l'articolo 7 bis oggi. Nell'articolo 7 bis ci sono alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali che sono in assoluta, completamente in linea rispetto a quello che ci dice l'articolo 2 ter del codice della privacy. Che cosa significa? Cosa ci dice questo articolo 2 ter? Questo articolo 2 ter è un articolo fondamentale perché? Perché molte pubbliche amministrazioni mi rivolgono spesso la solita domanda: posso pubblicare questa informazione? Ecco, questo articolo 2 ter ci risponde, risponde a questa domanda, cioè chi è che rende lecita la diffusione di un dato personale da parte di una pubblica amministrazione? Quando una pubblica amministrazione può diffondere dei dati personali, non solo sui social network, ma anche sul sito istituzionale? Quando, vedete qua, quando è reso possibile da una norma di legge, stiamo parlando di legge nazionale, o nei casi previsti dalla legge di regolamento, cioè deve essere nel caso in cui sia il regolamento a consentire o a obbligare una pubblica amministrazione a fare una determinata pubblicazione di dati personali, questo regolamento deve basarsi su una legge che individui espressamente i casi in cui il regolamento può prevedere la diffusione di dati personali. Perché? Perché se noi andiamo agli ulteriori commi dell'articolo 2 ter ci viene data anche la definizione di diffusione di dati personali. Considerate che abbiamo un ampio genus per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Trattamento dei dati personali sono tantissime attività, dall'acquisizione, visualizzazione, anche la distruzione del dato personale è un trattamento dei dati personali. All'interno del concetto dell'ampio genus di trattamento dei dati personali rientrano anche altre attività come la diffusione e la comunicazione. La diffusione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche la loro messa a disposizione o consultazione. Cioè, la diffusione si ha quando i destinatari trattamento dei dati personali posto in essere dalla pubblica amministrazione è una mole indeterminata e indeterminabile di soggetti. Cioè, se io pubblico sul sito istituzionale, non so quante persone potranno accedere a quei contenuti, potenzialmente tutto il mondo, basterà collegarsi a quell'indirizzo per visualizzare quei contenuti.
Diverso è il concetto di comunicazione, comunicazione che invece riguarda appunto la comunicazione di dati personali a un numero determinato e determinabile di soggetti. Quindi pensate a una mailing list o pensate a un gruppo WhatsApp. Quando io inserisco dei dati personali all'interno di un gruppo WhatsApp, non sto diffondendo dei dati personali, sto comunicando dei dati personali. Quindi la norma di base è questa. Perché una pubblica amministrazione possa diffondere dei dati personali o comunicare dei dati personali è necessario che vi sia una norma di legge che glielo consenta. Vi faccio un esempio. Pensate al decreto trasparenza. Pensate a quella norma del decreto trasparenza, sto andando a memoria, mi pare che sia l'articolo 15, che tra l'altro presenta delle particolarità interessanti, l'articolo 15 che prevede la pubblicazione di una serie di informazioni relative ai consulenti delle pubbliche amministrazioni. E tra le indicazioni che dovrebbero essere pubblicate obbligatoriamente vi è l'indicazione del curriculum. Il curriculum, la pubblicazione dei curriculum è un qualcosa che ha creato tanti grattacapi. Nel senso che si dice sì, devo pubblicare un curriculum, ma quale? Il soggetto mi ha dato un curriculum dove c'è scritto magari che ha anche una moglie in sedia a rotelle o che ha dei figli che hanno determinate patologie. Capitano anche queste cose in cui all'interno del curriculum vengano messe più informazioni di quelle dovute. E da questo punto di vista sono rilevanti le linee guida alle quali faremo cenno dopo. Del garante, della protezione, del garante privacy, a proposito delle pubblicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. E si dice che quando è prevista la pubblicazione di un curriculum, è necessario, oscurare le informazioni che non siano assolutamente necessarie, e quindi saranno assolutamente necessarie le informazioni che riguardano il corso di studi effettuato e le esperienze lavorative su quell'ambito per il quale venga offerta la consulenza. Quando io, pubblica amministrazione, inserisco in amministrazione trasparente queste informazioni, e adesso vedremo come questa indicazione la possiamo collegare al social network. Se io pubblico questa indicazione, questo curriculum sulla pagina. Chiedo scusa, sulla sezione amministrazione trasparente sto diffondendo dei dati personali, secondo la definizione dell'articolo 2 ter. Quindi diffondendo dei dati personali perché vi è una norma di legge che me lo consente il decreto legislativo, l'articolo 15 del decreto legislativo 33 del 2013. A questo punto vi potrei chiedere, potrei io inserire quello stesso contenuto che ho pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente, lo potrei inserire e pubblicare sui social network? Perché la norma di legge mi dice che io devo pubblicare in una determinata sezione del sito istituzionale che si chiama amministrazione trasparente. Da questo punto di vista vi dico che sì, è possibile anche ripubblicare quegli stessi contenuti che contengano anche dati personali, anche in aree diverse. Deve essere pubblicato obbligatoriamente nella sezione amministrazione trasparente, ma possono essere ripubblicati ovunque dalla pubblica amministrazione, ma non solo dalla pubblica amministrazione. Anche io potrei accedere al sito della pubblica amministrazione e pubblicare su un social network un contenuto estratto dalla sezione amministrazione trasparente. Chi è che mi consente di fare questo? Me lo consente l'articolo 7 del decreto trasparenza. L'articolo 7 del decreto trasparenza vi dice che tutto ciò che è stato pubblicato nella sezione amministrazione trasparente viene pubblicato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e quindi, ovviamente, se la finalità è compatibile, cioè la trasparenza, io potrò ripubblicare anche quelle informazioni,
anche se contengono dei dati personali. E poi vi è il riferimento a un decreto legislativo 36 del 2006, che recepisce in Italia la Public Sector Information, la direttiva sull'informazione nel settore pubblico. Cioè sta dicendo l'articolo 7 che quel contenuto pubblicato in amministrazione trasparente, tutti i contenuti pubblicati in amministrazione trasparente sono open data e in quanto tali possono essere riutilizzati per qualsiasi finalità, salvo che vi siano indicazioni di dati personali. Se vi sono indicazioni dei dati personali, potranno essere riutilizzati quei dati personali anche mediante la pubblicazione sui social network, sempre che diciamo, il fine sia compatibile con quello per il quale era stato disposto originariamente la pubblicazione. Andiamo avanti. Vedete, questo è l'articolo 7 bis. L'articolo 7 bis vi integra il contenuto dell'articolo 2 ter del codice della privacy. L'articolo 7 bis, ve lo rendo in questo modo, è il legislatore che dice alla pubblica amministrazione: guarda, pubblica amministrazione, quando io ti do un obbligo di pubblicare determinate informazioni e queste informazioni siano anche dati personali, tu non ti mettere nessun tipo di problema, perché sono io legislatore che ti sto rendendo lecita quella diffusione di dati personali. Poi si dice ancora: guarda, pubblica amministrazione, tu, se vuoi, puoi pubblicare anche un qualcosa che io non ti obbligo a pubblicare. Però stai attento, perché se decidi tu che cosa pubblicare in più rispetto a quello che io ti ho obbligato a pubblicare, stai attento che non ci siano dei dati personali. Vedete, gli obblighi di pubblicazione comportano ovviamente la possibilità di diffondere dei dati personali. E le amministrazioni possono disporre anche la pubblicazione di qualcosa che non hanno l'obbligo di pubblicare, ma devono anonimizzare queste informazioni, cioè devono eliminare qualsiasi riferimento al dato personale. Per quanto riguarda poi sempre i profili social delle pubbliche amministrazioni, vi siete mai chiesti, quindi qua vi faccio una domanda: secondo voi, io sono la pubblica amministrazione del comune di Vattelapesca. Io, comune di Vattelapesca, ho attivato una pagina Facebook del comune di Vattelapesca, una pagina istituzionale. Devo inserire sulla pagina Facebook un'informativa sulla protezione dei dati personali, secondo voi? Già Facebook dà un'informativa agli utenti. Io, gestore del profilo social di Vattelapesca su Facebook, devo inserire una mia informativa in più rispetto a quella di Facebook? Vediamolo subito. Non vi voglio annoiare con le norme del GDPR in materia di informativa, di informazioni da fornire sul trattamento dei dati personali, e qua il nostro riferimento sarebbe eventualmente l'articolo 13. Io mi chiedo, ma io gestisco una pagina Facebook, tutti gli utenti che accedono a Facebook ricevono un'informativa da Facebook, sanno che come vengono trattati i dati, perché i dati li tratta Facebook tendenzialmente. Ecco, da questo punto di vista non è dello stesso ordine di idee la Corte Europea di Giustizia, la Corte di Giustizia Europea, che in una sentenza, quindi vado avanti sull'articolo 13 del GDPR, su tutte le informazioni che devono essere fornite, nel 2018 la Corte di Giustizia Europea dice questo: è vero che i dati personali sono trattati, il titolare di quei dati personali è sostanzialmente Facebook, degli utenti che accedono a Facebook, però l'utente che attiva una fanpage, una pagina su Facebook ha la possibilità, attraverso le impostazioni di determinati parametri, di ottenere determinate informazioni dagli utenti che visitano quella pagina Facebook.
E quindi, da questo punto di vista, secondo la Corte di Giustizia europea, che interpretava, è vero, la vecchia direttiva europea 95 del 46, ma poi vedremo, in base sempre alla Corte di Giustizia europea, questo non cambia nell'ipotesi in cui oggi ci troviamo a discutere in un ambito di applicazione del GDPR, perché comunque la Corte di Giustizia europea risponderebbe oggi comunque in ossequio a quelle che sono le norme del GDPR. Quindi, secondo la Corte di Giustizia europea, un'amministrazione, ma anche una società che attivi una pagina Facebook, dalla quale abbia la possibilità, attraverso la configurazione di determinati parametri, di accedere a delle informazioni in qualità di titolare del trattamento, sarà visto come titolare autonomo, non contitolare, titolare autonomo rispetto a Facebook su una serie di dati personali che possono essere acquisiti. L'informativa dove deve essere data? Voi sapete che l'informativa dovrebbe essere data all'utente prima che fornisca i suoi dati al titolare. E quindi sarebbe giusto inserire un'informativa omnicomprensiva all'interno del sito istituzionale dicendo: guarda che se andrai sulla pagina Facebook del sito istituzionale, io tratterò quei dati che eventualmente dovessi acquisire in questo modo. Sì, è possibile, ma sarebbe sufficiente poi nell'informazione all'utente che non acceda alla pagina istituzionale, ma acceda direttamente alla pagina Facebook di quello stesso comune di Vattelapesca? Probabilmente no. Ma qua siamo da un punto di vista quasi paranoico, nel senso che comunque l'informativa per essere data correttamente in base al GDPR deve essere data prima che il dato personale venga trattato, non dopo il trattamento di questo dato personale. La ragione fondamentale che ci ha portato a fare questa giornata, o meglio questa ora e mezza di incontro con voi, è la sentenza SCREM 2, che sembra quasi richiamare un film d'animazione della Disney. In realtà SCREM è un avvocato austriaco che, diciamo, che il piccolo Davide contro il Golia del caso, che è rappresentato da Facebook. Facciamo una piccolissima premessa a monte dell'analisi della sentenza del caso SCREM 2. La prima premessa che bisogna fare è che il GDPR ha una preoccupazione. La preoccupazione fondamentale del GDPR è fare in modo che i dati personali dei soggetti, cioè, chiedo scusa, la preoccupazione del GDPR è quella di offrire una tutela forte, secondo le regole dell'Unione Europea, a tutti i soggetti che si trovino all'interno dello spazio economico europeo. Lo spazio economico europeo è quello che vedete nella cartina, cioè tutti i paesi dell'Unione Europea, più la Norvegia, Liechtenstein e l'Islanda. Il problema qual è? Il problema del GDPR è questo: ma se io prendo il dato personale di un soggetto che si trova all'interno di un paese ricompreso nello spazio economico europeo e lo porto fuori in un paese terzo, magari in quel paese terzo subirà delle conseguenze negative quel dato personale, nel senso che non sarà trattato correttamente quel dato personale e potrebbero discendere delle conseguenze spiacevoli all'interessato al trattamento di quel dato personale una volta che il dato venga esportato e quindi avvenga questo trasferimento transfrontaliero di dati personali. Quindi la regola fondamentale per fare in modo che sia tutelato anche all'esterno dello spazio economico europeo il dato personale di un soggetto che si trovi all'interno dello spazio economico europeo, in base al GDPR, agli articoli 45 e seguenti, è che il dato personale è che con riferimento al paese terzo vi sia stato già
una decisione della Commissione europea, la cosiddetta decisione di adeguatezza, cioè la Commissione europea ha fatte tutte le dovute valutazioni in merito alle garanzie che vengono offerte dal GDPR all'interno dello spazio economico europeo e fatte le valutazioni sul sistema giuridico del paese terzo, dà una sorta di bollino blu al trasferimento dei dati personali verso questo singolo paese terzo. Per quanto riguarda le decisioni di adeguatezza attualmente esistenti, abbiamo queste qua, abbiamo Andorra, Argentina, Canada per quanto riguarda le organizzazioni commerciali, Isole Faroe, insomma, vedete, non è esattamente tutto il mondo e come vedete in quell'elenco a sinistra non trovate più gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano una decisione di adeguatezza, anzi ne hanno avuto due di decisioni di adeguatezza, partendo dal 2000 con la prima e in particolare il 26 luglio del 2000 abbiamo con la decisione che viene chiamata la decisione 2000/520/CE che si chiamava il Safe Harbor, l'approdo sicuro, il porto sicuro. Questo piccolo avvocato austriaco è riuscito con la sentenza numero 1, la Schrem 1, a far dichiarare invalido questo primo accordo, questa prima decisione di adeguatezza, il Safe Harbor. Dopo il Safe Harbor è intervenuto l'8 luglio del 2016 un'altra decisione di adeguatezza che si chiamava il Privacy Shield. La sentenza Schrem 2 ha buttato giù, o meglio, ha reso invalido, tramite una sentenza della Corte di Giustizia, anche il Privacy Shield e quindi la seconda decisione di adeguatezza. Quindi al momento, allo stato, poiché la sentenza è abbastanza recente, del 16 luglio 2020, allo stato non abbiamo una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 del GDPR che ci consenta tranquillamente di trasferire, di fare questo trasferimento transfrontaliero di dati personali verso gli Stati Uniti. E il problema non è da poco. Posto che le più grandi aziende, non solo dei social network, ma pensate anche a Google, pensate a tutte le società che offrono dei servizi nell'era del mondo, digitale, stanno negli Stati Uniti e quindi questo rappresenta un grosso problema. Consideriamo un'altra cosa. Si è parlato molto poco della sentenza Schrem 2 rispetto a quelli che sono i suoi potenziali effetti, ed effetti potenziali sono devastanti, nel senso che attualmente vi è una enorme difficoltà dal punto di vista interpretativo a decidere di trasferire dei dati personali verso gli Stati Uniti. In che modo la pubblica amministrazione, utilizzando uno strumento come il social network o un sistema di messaggeria istantanea, pensate anche a WhatsApp, anche WhatsApp si trova negli Stati Uniti, in che modo potrebbe, essere coinvolta la pubblica amministrazione e il profilo di trattamento dei dati personali quando con la sentenza Schrem 2. Beh, pensate alla pubblica amministrazione, a me è capitato in alcune pubbliche amministrazioni, io sono Data Protection Officer anche per alcune pubbliche amministrazioni, una idea di un'amministrazione era stata quella di utilizzare lo strumento WhatsApp per ottenere delle segnalazioni da parte dei cittadini. Ma se io nel comune di Vattelapesca dico al cittadino, se vuoi inviarmi questo genere di segnalazioni, usa lo strumento WhatsApp o usa lo strumento Messenger, io sostanzialmente sto richiedendo che il mio cittadino del comune di Vattelapesca trasferisca delle informazioni personali necessariamente per dialogare con me che debba passare necessariamente dagli Stati Uniti. E questo dato poi ovviamente tornerebbe a me.
Immaginate anche la trasmissione di documenti contenenti, a me capita anche in veste di avvocato, che dei clienti provino a trasmettermi dei documenti utilizzando sistemi non sicuri di comunicazione, documenti anche riservati, documenti molto riservati e contenenti delle categorie particolari di dati, come dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, oppure diciamo, le informazioni relative alla situazione giudiziaria. Da questo punto di vista, i problemi sono enormi ed è per questo che si parla di terremoto, perché non è possibile dare una risposta una volta per tutte per tutti i tipi di social network di riferimento. E da questo punto di vista, il problema che maggiore che suscita i grattacapi che la sentenza CEM 2 determinerà per la maggior parte saranno quelli in capo ai data protection officer delle varie amministrazioni, perché tutte le volte in cui un'amministrazione dovesse decidere di effettuare un trasferimento transfrontaliero di dati personali per finalità istituzionali, dovrà, prima di tutto, vedremo, lo vedremo dopo, dovrà rivolgersi al proprio Data Protection Officer per avere un via libera. E considerate che di recente è intervenuto un provvedimento, non più di un mese fa, un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che tiene in considerazione i profili di responsabilità del Data Protection Officer che dà un via libera a una pubblica amministrazione a effettuare un trattamento dei dati personali in una determinata modalità che poi possa non essere ritenuta corretta dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Oltre alla decisione di adeguatezza, cioè potreste chiedervi, ma se non vi è una decisione di adeguatezza come quelle che abbiamo visto prima, torniamo un attimo indietro, vedete, noi abbiamo un elenco di decisioni di adeguatezza, ma se io dovessi fare un trasferimento transfrontaliero a questo punto negli Stati Uniti non lo potrei fare? No, lo potrei fare perché il GDPR, agli articoli, abbiamo detto 45 le decisioni di adeguatezza. Gli articoli 46 e seguenti ci dicono come fare il trasferimento transfrontaliero nel caso in cui manchi la decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea. E vi sono alcune possibilità che possono essere, che possono, diciamo, consentire all'amministrazione il trasferimento di dati personali, o anche tramite social network, che sono normalmente le clausole tipo. Considerate che tutte queste altre garanzie adeguate che intervengono nell'ipotesi in cui non vi sia una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea, non sono parimenti applicabili, tutte comunque sempre applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, perché sono, in alcuni casi riguardano ad esempio solo società appartenenti a un determinato gruppo societario, in altri casi riguarda solo delle comunicazioni tra diverse pubbliche amministrazioni e non anche la diffusione del dato personale. Vi dico già da ora che la soluzione che sostanzialmente la totalità dei soggetti operanti in internet, i più grossi player hanno utilizzato è quello previsto dall'articolo 46, secondo comma, lettere C e D del GDPR, cioè le cosiddette clausole tipo o standard contractual, clausole contrattuali standard. Che cosa sono queste clausole contrattuali standard? Si tratta di clausole che vengono applicate effettivamente all'interno, vengono immerse in un contratto stipulato tra un soggetto titolare all'interno dello spazio economico europeo e a un soggetto, ad esempio, a un responsabile del trattamento che si trovi al di fuori dallo spazio economico europeo, e l'utilizzo di queste clausole dovrebbe, poiché sono state approvate dalla Commissione europea con una decisione, anche qua come una decisione di adeguatezza, sembrerebbe che rappresentino la panacea e quindi la soluzione a tutti i mali. In realtà non è così e lo vedremo molto velocemente.
Cosa succede quindi? Abbiamo detto questo giovane avvocato, l'avvocato Schrem, decide di far causa a Facebook. Perché decide di far causa a Facebook? Diciamo che la sua causa, diciamo la marcia di Schrem contro Facebook inizia nel 2013. Nel 2013, ricorderete, si iniziava a parlare di programmi come Prism negli Stati Uniti. Una delle conseguenze degli attacchi terroristici agli Stati Uniti è stato quello di far ragionare gli Stati Uniti sugli strumenti per controllare in modo sempre più pervasivo le attività degli utenti dentro e fuori dagli Stati Uniti. Ed è il cosiddetto grande fratello digitale degli Stati Uniti, è stato, diciamo, si è incarnato nel progetto PRISM. Il progetto PRISM consente sostanzialmente, attraverso delle basi normative statunitensi, di accedere anche alle comunicazioni tra diversi soggetti e in particolare ai soggetti che si trovino all'esterno dello spazio, allo spazio degli Stati Uniti d'America. Quindi da questo punto di vista gli Stati Uniti si sono garantiti la possibilità tramite delle analisi della National Security Agency, che era l'agenzia di cui era dipendente uno dei più famosi whistleblower degli ultimi anni. Ne avete sentito parlare dell'ex dipendente del National Security Agency che si era rifugiato anche all'interno dell'aeroporto di Mosca in Russia e che attualmente è in fuga dagli Stati Uniti perché, diciamo, aveva violato quelli che erano dei segreti preziosissimi dell'intelligence degli Stati Uniti. Da questo punto di vista, Schrem dice: io non voglio che Facebook, esatto, Edward Snowden, io non voglio che Facebook trasferisca i miei dati personali che io immetto su Facebook qua in Europa, non voglio che li trasferisca negli Stati Uniti. Perché non voglio? Perché negli Stati Uniti non viene rispettato il principio di proporzionalità che conosciamo nello spazio economico europeo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Che cosa significa? Significa, ad esempio, che da noi non è consentita un'intercettazione a tappeto di tutte le conversazioni, di tutte le comunicazioni, a prescindere dal fatto che a monte vi sia anche solo il sospetto che sia stato commesso un reato. Non è possibile questo. Negli Stati Uniti invece è possibile. Quindi se io trasferisco le informazioni che io inserisco su Facebook, che non potrebbero essere intercettate dall'autorità giudiziaria in Italia, salvo che non vi siano fondate ragioni di ritenere o ragioni di indagine per il perseguimento di un reato già commesso, quindi sto andando a ricercare delle prove. Negli Stati Uniti si può fare preventivamente, a prescindere dal fatto che vi sia stato che sia stato commesso un qualche reato. Da questo punto di vista, vediamo come risponde la Corte di Giustizia europea a le domande che fa Facebook. Allora, ho fatto una piccola cronistoria degli avvenimenti. Partiamo dal 2000, la prima decisione di adeguatezza che consentiva il trasferimento dei dati personali dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti ed era il cosiddetto Safe Harbor. Al Safe Harbor poi si aggiungono nel 2010 la decisione 2010-87 dell'Unione Europea sulle cosiddette clausole contrattuali standard, che sono ancora oggi valide, ma con qualche ma che la sentenza che stiamo vedendo ha puntualizzato. Schrem inizia la sua battaglia nel 2013 contro Facebook. Nel 2015 arriva la prima sentenza della Corte di Giustizia europea che invalida il precedente Safe Harbor, quello del 2000. Nel 2016 arriva il Privacy Shield. Nel 2016 viene anche modificato la decisione della Commissione europea sulle clausole
contrattuali standard. Il 25 maggio del 2018 prende piena efficacia il GDPR e viene definitivamente abrogata la direttiva precedente in materia di protezione dei dati personali, quindi la 9546 CE, sulla base della quale era stato poi introdotto un impianto normativo come quello della 675 del 96, la legge 675 del 96 e successivamente il codice privacy, decreto legislativo 196 del 2003, che poi è stato adeguato, come abbiamo visto, sempre nel 2018. Il 16 luglio arriva la sentenza di cui stiamo parlando e quindi adesso come ci dobbiamo comportare? Adesso noi sappiamo che non esiste una decisione di adeguatezza che ci consenta di trasferire i dati personali verso gli Stati Uniti. Quindi dobbiamo capire se vi è un qualche altro strumento che ci consenta di trasferire ugualmente i dati personali. Anche attraverso l'uso dei social network, attraverso una pagina Facebook o attraverso l'utilizzo di strumenti come Microsoft Teams o l'utilizzo di strumenti come WhatsApp o l'utilizzo di strumenti come un Dropbox che non sia localizzato nel territorio dello spazio economico europeo. Guardate che tantissimi strumenti oggi che voi utilizzate hanno base o comunque prevedono o comportano il trasferimento transfrontaliero di dati personali. E la cosa particolare non è di poco conto, perché se qualche utente dovesse decidere di fare causa a una qualsiasi pubblica amministrazione perché ha effettuato un trasferimento transfrontaliero senza esserne legittimato, cioè senza una base giuridica che consentisse correttamente di effettuare quel trasferimento transfrontaliero di dati personali, lì le sanzioni non sappiamo ancora quanto nel dettaglio, nello specifico saranno determinate dal garante, ma il garante tendenzialmente può applicare una sanzione che potrebbe arrivare fino a 20 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di sanzioni abbastanza rilevanti da questo punto di vista. Vediamo un po' che cosa dice la sentenza SCREM. Abbiamo detto che SCREM decide di richiedere che Facebook Irlanda non trasmetta gli atti alla sede statunitense della stessa azienda e quindi chiede di sospendere questo trasferimento. Considerate che subito dopo la sentenza SCREM 2 è arrivato anche un ordine da parte dell'autorità giudiziaria irlandese a Facebook Irlanda un divieto a trasferire questi dati personali diciamo di interessati che risiedessero o si trovassero sul territorio dello spazio economico europeo. Una delle prime questioni che viene fatta da Facebook, Facebook dice alla Corte di Giustizia europea: sì, va bene, ma questa lamentela che fa SCREM si basa su norme che oggi non ci sono più. In realtà poi questo è un profilo meramente tecnico che vi interessa relativamente poco. La Corte di Giustizia dice, questo è forse l'aspetto più interessante, la Corte di Giustizia ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell'Unione che siano necessarie ai giudici nazionali a prendere una decisione. Quindi, se anche una questione pregiudiziale, che cos'è una questione pregiudiziale? Una questione pregiudiziale è una questione che viene sollevata in un giudizio nazionale, ad esempio anche al Tribunale di Vattelapesca, che si trova in provincia di, non lo so, pensiamo, Tribunale di Cagliari, potrebbe sollevare una questione pregiudiziale quando si tratti di interpretare in un modo piuttosto che in un altro una norma europea, come una norma dell'Unione, una norma del regolamento del GDPR. Ecco, oppure di una direttiva, che sia stata recepita in Italia con una qualche norma di legge. Quindi se quella norma di legge, si presta a interpretazioni differenti o discordanti, io posso fare una questione pregiudiziale, cioè chiedo alla Corte di Giustizia europea di dare un'interpretazione a quella norma europea che poi sarà applicata dal giudice italiano, nel caso di specie dal Tribunale di Cagliari. Ho fatto l'esempio del Tribunale di Cagliari.
Quindi questa è una questione pregiudiziale. La Corte di giustizia dice: guarda che se un giudice mi fa una questione pregiudiziale basandola su una norma di legge che al momento in cui io do la decisione è cambiata, io la risposta gliela do lo stesso al giudice perché deve capire come comportarsi anche nel caso in cui le norme cambino, come è successo in questo caso. Ci sono diverse questioni che vengono fatte. Essenzialmente sono di due tipi, le possiamo raggruppare in due tipi. Da un lato, il privacy shield, cioè la decisione di adeguatezza che attualmente esiste e che ci consente di tranquillamente, tra virgolette, trasferire, di fare un trasferimento transfrontaliero di dati verso gli Stati Uniti, è valida o non è valida? Rispetta i principi dell'Unione Europea o non li rispetta? Seconda questione. Ma se anche non avessimo la decisione di adeguatezza del privacy shield, anche in mancanza del privacy shield, quelle clausole contrattuali standard che noi ritroviamo nella decisione 2010/87/UE sono valide? Ci mettono al riparo? Possiamo fare questo trasferimento transfrontaliero di dati basandolo non sulla decisione di adeguatezza, ma su un'altra decisione della Commissione europea che viene trasfusa all'interno della decisione che contiene le clausole contrattuali standard? E sono queste le domande alle quali risponde la Corte di giustizia europea nella sentenza Schrem 2. Da questo punto di vista, quindi dice, qual è il livello di protezione? La prima questione. Il primo livello, quindi la prima questione che noi dobbiamo risolvere è che le clausole tipo, le clausole standard possono essere usate, quelle contenute nella 87 del 2010, nella decisione della Commissione europea 87 del 2010, possono essere utilizzate se sono fornite delle garanzie adeguate. Delle garanzie adeguate significa che non può risolversi in un formalismo l'introduzione di clausole standard all'interno di un contratto che mi consenta di fare un trasferimento transfrontaliero, ma io titolare conservo la responsabilità nell'assicurare che effettivamente saranno rispettati i principi dell'Unione Europea una volta effettuato questo trasferimento transfrontaliero. Qual è il livello di protezione che deve essere assicurato? Il livello è quello richiesto dalla Carta dei diritti fondamentali. Deve essere anche lo stesso GDPR, la lettura del GDPR, i principi del GDPR vanno letti alla luce dei principi fondamentali dell'Unione Europea, della Carta europea, dei diritti dell'uomo, proprio perché la protezione del dato personale viene inteso come a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Andiamo avanti direttamente alle slide che ci possono maggiormente interessare. Qua vi sono alcuni incisi che sono di dettaglio, ma questi ve li metto a disposizione, quindi li trovate nella slide, e nella slide trovate anche in fondo il link all'intera sentenza, che è anche di agevole lettura anche per i non giuristi, e dice qua in questa questione, nell'ottava questione, si dice: ma il GDPR consente all'autorità di controllo, l'autorità di controllo è il garante privacy in Italia e le omologhe figure negli altri paesi dell'Unione Europea. Pensiamo al caso dell'Italia, ma il garante potrebbe sospendere o vietare un trasferimento a un'amministrazione o a un privato, a un qualsiasi titolare? Potrebbe vietare a un paese o meglio, a un'amministrazione X di effettuare un trasferimento nonostante questo trasferimento sia fatto sulla base di clausole contrattuali standard che siano state precedentemente approvate dalla Commissione europea? La risposta è questa. Beh, a meno che non esista una decisione di adeguatezza che ovviamente risolverebbe tutti i problemi,
L'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento che sia pur effettuato sulla base di clausole tipo, e quindi clausole contrattuali standard, quando l'autorità di riferimento, e quindi nel nostro caso il garante privacy, ritenga che nel complesso quel trasferimento sia pur formalmente corretto o ancorato a delle clausole contrattuali standard, nel suo complesso. Considerando che cosa? Considerando la disciplina del paese terzo verso il quale i dati personali vengono trasmessi, considerando le altre clausole del contratto, considerando il complesso, cioè che cosa succede in definitiva, in concreto, a quel dato personale? Riceve a seguito del trasferimento transfrontaliero la stessa tutela che riceve all'interno dell'Unione Europea, all'interno dello spazio economico europeo? Questa è la valutazione che potrebbe essere chiamato a fare il garante e che preliminarmente però dovrebbe fare il titolare nel momento in cui decide di affidarsi a delle clausole contrattuali standard di un determinato fornitore, pensate Google, Facebook o altri, per poter accedere a determinati servizi. Non è una decisione di poco conto, è per questo che si parla di terremoto, proprio perché non c'è una ricetta valida per tutti, una volta per tutti. Proprio perché la decisione di adeguatezza renderebbe tutto molto più semplice, ma oggi non c'è una decisione di adeguatezza. E quindi in un primo passaggio è il titolare, quindi nel caso dell'esempio che abbiamo fatto è il comune di Vattelapesca che deve verificare se nelle clausole contrattuali standard inserite da un nostro eventuale responsabile esterno al trattamento dei dati personali. Immaginate che io, pubblica amministrazione, abbia la necessità di avere un repository per un archivio di file scansionati. Ad esempio, devo decidere di salvare in un hard disk virtuale sul cloud. Questo cloud non si sa mai dov'è, potrebbero essere dei server sparsi in giro per il mondo. Immaginiamo che sia negli Stati Uniti. Io dovrei salvare delle immagini scansionate di documenti che, ad esempio, contengono le concessioni, ai parcheggi, per le persone che abbiano chiesto, il posto, per il parcheggio, il cosiddetto parcheggio disabili. Ma queste sono informazioni personali, sì, sono informazioni che abbastanza delicate, riguardano anche lo stato di salute di una serie di persone. Se io vado a salvare sul cloud e questo cloud sostanzialmente non è altro che un server negli Stati Uniti, io cosa sto facendo? Sto facendo un trasferimento transfrontaliero di dati personali verso gli Stati Uniti. È possibile farlo? Tendenzialmente no, perché non c'è una decisione di adeguatezza. Alt, ma io comune di Vattelapesca mi baso sulle clausole contrattuali standard che il mio gestore sistema di memorizzazione cloud ha inserito nelle sue condizioni generali di contratto e che sono quelle che ho accettato io quando ho acquistato quel determinato servizio. Questo, il fatto che, cioè, quel gestore, chiamiamolo Dropbox, la scatola dei droni, Dronebox. Immaginiamo che Dronebox abbia deciso, stipuli questo contratto. Io, comune di Vattelapesca, acquisto uno spazio e vado a memorizzare quelle informazioni. Dice: io sono tranquillo, comune di Vattelapesca, ho visto che Dronebox ha inserito quelle clausole contrattuali standard che sono state approvate dalla Commissione europea. Questo non è sufficiente per la Corte di Giustizia europea, perché io devo valutare non solo che esistano quelle clausole contrattuali standard, ma io devo anche verificare se effettivamente dall'insieme della situazione che si va così a determinare, il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, così come previste a livello europeo, oggi dal regolamento europeo, già dal GDPR, sia effettivamente valido. Perché in un secondo momento potrebbe anche intervenire il garante con questa risposta che vedete qua a dire: no, Comune di Vattelapesca, è vero che hai utilizzato le clausole contrattuali standard, ma tu hai
non hai fatto le opportune verifiche di contorno e io ti sanziono perché non hai fatto quelle verifiche e quindi hai consentito un trasferimento transfrontaliero di dati in assenza di una base legittimante. È per questo che si parla di terremoto, perché non è semplice la questione e non può essere affrontata genericamente con una formuletta valida per tutti. L'altra questione dice, continua ancora la sentenza della Corte di Giustizia, benché queste clausole siano vincolanti per il titolare, cioè per me Comune di Vattelapesca e per Dropbox, perché è un contratto tra noi due, non sono vincolanti per l'autorità del paese in cui si trovano i server di Dropbox. Perché? Perché un contratto vincola solo le parti, non vincola tutti gli altri e quindi non vincola, figuriamoci, ancor meno le autorità giudiziarie. E quindi è per questo che io devo verificare la situazione nel complesso, proprio perché nel complesso potrebbe accadere che in quel paese l'autorità giudiziaria possa accedere indiscriminatamente a quelle informazioni che noi a due nel nostro contratto abbiamo, diciamo, ammantato delle tutte le migliori intenzioni nella protezione dei dati personali. Andiamo ancora avanti. Consideriamo un'altra cosa. Quando noi parliamo di questi problemi, stiamo parlando non della possibilità per la pubblica amministrazione di utilizzare un social network, ma della possibilità per la pubblica amministrazione di trattare dei dati personali attraverso il social network. Quindi ricordiamo che oltre a quel profilo legato all'informativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dell'allerta meteo da parte del Comune di Vattelapesca non crea dei problemi o dei profili problematici dal punto di vista della protezione dei dati personali, proprio perché non ci sono dati personali. Andiamo avanti, vediamo cosa dice e da questo poi ci fermeremo, anzi direi di andare molto rapidi sulla sentenza e di soffermarmi solo sulle cose essenziali, perché? Perché le risposte le abbiamo già viste, nel senso che i problemi, le figure problematiche esaminate dalla Corte di Giustizia sono essenzialmente due. Da un lato è valido ancora il Privacy Shield e dall'altra, in assenza di Privacy Shield, le clausole contrattuali standard sono valide? Ecco, da questo punto di vista la Corte di Giustizia europea dice no, il Privacy Shield è invalido. Perché? Perché nel territorio degli Stati Uniti, in base alle norme vigenti negli Stati Uniti e alle possibilità date alle autorità giudiziarie, ma anche ad autorità come alla National Security Agency, oppure all'FBI di ottenere delle informazioni da soggetti che possono essere i fornitori dei servizi della società dell'informazione e dell'informatica, da Google, da Apple, pensate in Italia ai gestori di posta elettronica, ai gestori di telefonia mobile, lì non vi sono limiti all'accesso a delle informazioni, in Italia e in Europa sì, proprio perché, presupposto perché possano. Perché si possa accedere a determinate informazioni che ci siano delle ragioni particolari di sicurezza nazionale o di indagine o di su determinati reati. Consideriamo, piccola parentesi, che le norme che in Europa disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità giudiziarie o delle forze di polizia per ragioni di prevenzione e repressione dei reati non è il GDPR. È un'altra direttiva, la direttiva 680 del 2016, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 51 del 2018. Quindi attenzione a non confondere questi due ambiti applicativi. Ancora, il solo fatto, dice sempre la sentenza, che queste clausole contrattuali standard non vincolino le autorità dei paesi terzi verso i quali i dati sono trasferiti, non può inficiare la validità di tale decisione. Cioè, dice la Corte di Giustizia, è vero che un contratto vincola due parti ed è vero che l'autorità giudiziaria o le autorità del paese terzo non sono vincolate a quel contratto,
Però il semplice fatto che quelle clausole contrattuali vincolino solo le parti e non anche il soggetto che all'interno, pensiamo all'autorità giudiziaria negli Stati Uniti, non viene vincolata dalle clausole contrattuali standard stipulate tra me, Comune di Vattelapesca e Facebook. Però, dice, il fatto stesso che non vengano vincolate le autorità giudiziarie non significa che siano invalide quelle clausole contrattuali standard che siano state approvate dalla Commissione europea. E allora come facciamo a rendere digeribili al nostro ordinamento europeo il fatto che ci siano delle clausole contrattuali standard che vincolano delle parti e non vincolano le autorità del paese terzo? Come possiamo renderle, come possiamo digerirle? In questo modo, dice la Corte di giustizia, sostanzialmente. Possiamo digerirle se consideriamo quello che abbiamo già detto varie volte, che spetta al titolare verificare o introdurre delle ulteriori clausole che servano a rafforzare, pensiamo ad esempio all'utilizzo dei sistemi di cifratura, che siano inaccessibili a soggetti diversi da quelli che siano legittimati ad accedere, o pensiamo ad altre clausole. Per la salvaguardia e comunque per l'estensione di questo. Non è semplicissimo. Capisco che anche dal punto di vista dell'immaginare come potrebbero essere queste clausole è complicato. E se andiamo a verificare alcune di queste clausole contrattuali, come vengono interpretate dai vari player, effettivamente ci accorgiamo che la difficoltà non è solo nostra, la difficoltà è anche loro. Perché vi sono delle ipotesi di contratti che vengono scritti, redatti da questi grossi player internazionali che non reggerebbero al vaglio del garante privacy. Quindi il garante privacy probabilmente dichiarerebbe già automaticamente invalido quel trasferimento dei dati personali basato su un computer, su un contratto che contiene delle clausole contrattuali standard, ma che nell'insieme non offre alcun genere di tutela e che anzi in alcuni punti sono anche contraddittorie. Quindi per questo grosso impegno avranno gli uffici legali degli enti pubblici e soprattutto i data protection officer. Coinvolgeteli in tutte queste scelte, anche nella scelta del player, del fornitore del servizio del servizio social per l'amministrazione. Poi, ovviamente, e lo rivedremo anche subito dopo, dipende anche da che cosa viene pubblicato. Quindi, sostanzialmente, la Corte di giustizia europea dice no, il fatto che non siano garantiti gli stessi principi di tutela negli Stati Uniti mi porta a un qualcosa, mi porta a dire che il Privacy Shield, la decisione della Commissione europea 2016/1250 non è valida, è invalida. Quella decisione d'adeguatezza non può supportare nessun trasferimento transfrontaliero di dati. Ecco il terremoto. Cosa fanno le società? Una società non governativa senza scopo di lucro, alla quale partecipa lo stesso Schrem, visto che è diventato famoso, è diventato un personaggio mediatico. Si batte per i diritti civili e le libertà fondamentali. Ho letto di sfuggita qualche commento tipo: ma chi glielo fa fare a Schrem? Ma Schrem cosa ci guadagna? Sapete, molto spesso ci sono delle persone che hanno degli ideali di libertà o di rispetto dei principi fondamentali e è probabilmente una fortuna che ci siano queste persone che magari hanno speso dei soldi per un qualche beneficio che va a vantaggio di tutti. Il vantaggio non deve essere necessariamente la semplificazione del lavoro, ma il vantaggio deve essere il mantenimento dei diritti fondamentali, perché nel corso dei millenni, per arrivare ai diritti fondamentali che noi oggi abbiamo nelle carte fondamentali dell'Unione Europea, sono morte centinaia di migliaia di persone, milioni di persone sono morte per ottenere questi diritti. Andando avanti, andando alla conclusione, sì, vedo che mancano 8 minuti,
Andando alla conclusione, perché sostanzialmente abbiamo concluso dal punto di vista della sentenza Schrem, apriamo la scatola di Pandora, il vaso di Pandora. Che cosa rispondono questi player? Sostanzialmente, ve lo dico, questi sono quelli esaminati, rispondono tutti che vengono utilizzate le clausole contrattuali standard. E quindi, per quanto riguarda le clausole contrattuali standard, stiamo attenti e facciamole esaminare ai nostri data protection officer. Per quanto riguarda poi ciò che noi pubblichiamo sui social network, stiamo attenti alle norme in materia di trasparenza e stiamo attenti anche a un'altra cosa, che in base a un provvedimento del 2014 del Garante, in base a un provvedimento del 2014, vi sono alcune aree, alcuni contenuti sul sito istituzionale della pubblica amministrazione che devono essere indicizzati dai motori di ricerca, cioè devono essere ricercabili dai motori di ricerca. Altre informazioni non possono essere ricercabili dai motori di ricerca. Tutto ciò che sta nell'albo online, ci sono delle regole fondamentali. Nell'albo online non deve essere indicizzato, non deve esistere una sezione archivio dell'albo online, perché dopo la defissione quel documento va defisso se contiene dati personali. Ci sono tantissimi provvedimenti sanzionatori del Garante da questo punto di vista. Ciò che sta nell'albo online non lo possiamo pubblicare assolutamente sui social network. Quello che sta in amministrazione trasparente sì, perché le norme sono differenti, perché ciò che ci consente di diffondere anche sul social network un qualcosa che ho pubblicato in amministrazione trasparente nei limiti previsti dall'articolo 7 è proprio l'articolo 7 del GDPR. E quindi stiamo attenti a queste differenze. Andiamo con un paio di domande. Scusatemi se sono andato un po' lungo, solo che io penso che probabilmente morirò di webinar. È una cosa drammatica. Ditemi voi da quale domanda devo partire. Qualcuno attivi la voce, palesatevi perché mi sa che è un'ora e mezzo che parlo davanti a un monitor e sto impazzendo senza vedere le persone. Quale domanda? Se per Allora Francesco, consultare una sì. graduatoria. Eccoci, Sì. ah, un Allora essere Francesco, vivente sì, non finalmente. so se eccoci. Vuoi cominciare a rispondere? Abbiamo gli ultimi 5 minuti. Eventualmente, Sì. se sei disponibile, potremo pubblicare le risposte a cui, le domande a cui non riesci a dare risposta nell'area riservata, né dentro riformativa, se sei d'accordo, se ti prendi davanti a tutti l'impegno di rispondere eventualmente alle domande rimaste inevase. Se, io direi che puoi Ma se cominciare. volete possiamo rispondere a qualcuna. Ok, esattamente, perfetto. Sì, io non ho limiti di tempo, io fino alle 4 posso stare. Io temo che i partecipanti, no, però abbiamo qualche minuto, secondo me possiamo cominciare a scorrere in ordine di arrivo e Sì. poi così proseguiamo eventualmente, a distanza. Allora, vado dall'inizio Sì. o inizio dalla fine? Allora, andando all'inizio, sembra che la normativa in materia di privilegi, che la normativa in materia privilegi il rapporto tra l'interessato e il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, basato su una specie di fiducia reciproca, leggo senza a bassa voce. Chiede se è prevista la possibilità nel nostro ordinamento di proporre un ricorso al garante nel caso di violazioni di norme che regolano il trattamento legittimo dei dati personali. Assolutamente sì, è per questo che serve essenzialmente il garante. Anzi, vi sono due alternative. Si potrà adire o l'autorità amministrativa e quindi l'autorità garante per la protezione dei dati personali che ha dei poteri anche di indagine, di ispezione. Ricordiamo che l'autorità garante si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza anche per fare le ispezioni, e ovviamente ci si potrà rivolgere anche direttamente all'autorità giudiziaria. Ancora, se i dati personali pubblicati nella sezione amministrazione trasparente vengono aggiornati, come si fa a saperlo? Aggiornati o modificati?
Non riesco a capire la domanda, ma il decreto legislativo 33 del 2013 prevede determinate scadenze nel rispetto degli obblighi di pubblicazione. Se io pubblico determinate informazioni che possono essere modificate anche a seguito di una richiesta di rettifica da parte di un interessato di dati personali, non mi interessa tanto sapere quando è stata modificata quell'informazione. Non è come l'albo online. L'albo online è diverso. Nell'albo online devo individuare, nel caso di pubblicazioni, anche il caso in cui la pubblicazione, ad esempio, di un bando venga modificata. Perché la funzione della pubblicazione in albo online è diversa dalla funzione di trasparenza, della pubblicazione in amministrazione trasparente. Sono due pubblicazioni completamente diverse e che danno, la pubblicazione in albo online è essenzialmente serve a far sorgere la presunzione di legge di conoscenza erga omnes di un determinato provvedimento. E quindi a che serve? Ad esempio, a far decorrere un termine per impugnare un determinato provvedimento. Se tu, successivamente alla pubblicazione, mi vai a modificare quel provvedimento quando magari io sto già scrivendo il ricorso, è chiaro che da quel punto di vista poi l'attestazione di aver tenuto pubblicato per 15 giorni quel provvedimento potrebbe risolversi in un'attestazione falsa. E quindi stai attestando di aver pubblicato quel documento per 15 giorni quando invece non era stato pubblicato. Il rischio di un procedimento penale c'è, quindi stiamo attenti alle modifiche nell'albo online perché è previsto un procedimento particolare per la pubblicazione dell'albo online. Se i dati personali, allora, la graduatoria di un concorso come si pubblica? La graduatoria di un concorso ci sono varie indicazioni anche sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Normalmente bisogna verificare, sempre quell'articolo 2 ter, vi è una norma di legge che mi consente di capire che cosa pubblicare o che devo pubblicare? Oppure la norma di legge mi dice pubblica una graduatoria, allora devo essere io a capire quali sono le informazioni essenziali per far comprendere a quel soggetto che ha vinto quel bando. Potrebbero essere sufficienti, ad esempio, un codice, noto all'interessato, ad esempio il numero di protocollo della sua domanda di partecipazione al bando, oppure anche il nome e cognome, ma se non vi siano delle persone con lo stesso nome, adesso non mi viene in mente il termine preciso, se non vi siano delle omonimie, non sarà necessario pubblicare anche altre informazioni. Alcune informazioni sono vietate, tipo il codice fiscale non si deve pubblicare nelle graduatorie, però per le informazioni su cosa pubblicare e come pubblicare vi rimanderei a quel provvedimento, alle linee guida del Garante del 2014 che spiegano nel dettaglio anche queste, che fanno riferimento anche rispondono anche a queste domande. Come si fa a sapere su un sito aggiornato nella sezione amministrazione trasparente? Come si fa? Si vede se c'è un ritardo nella pubblicazione, se non è aggiornato, si fa un'istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, primo comma del decreto legislativo 33 del 2013 del decreto trasparenza. Siti istituzione, mi è capitato di sentire parlare della Convenzione di Berna. La Convenzione di Berna è sostanzialmente la madre delle norme nazionali in tema di diritto d'autore. Quindi, sostanzialmente, considerate quando parlate di diritto d'autore sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni che vi sono determinate norme nella legge di riferimento che recepisce, diciamo così, la Convenzione di Berna. La Convenzione di Berna è stata supportata da Victor Hugo, tra gli altri, pare, leggende metropolitane dicono, ma sostanzialmente la norma di riferimento in Italia è la legge 633 del 1941, ma non dimentichiamo anche gli articoli come il 52, sto andando a memoria, del codice dell'amministrazione digitale e tutta una serie di ulteriori articoli rilevanti. Ma qua ci vorrebbe una giornata a parte per parlare di diritto d'autore e pubbliche amministrazioni. Io mi preoccuperei di pubblicare la social media policy all'interno di essa, rimando alle policy presenti sul sito. Sì, la social media policy diciamo che serve a rendere più efficace e più ordinato
Anche il procedimento di pubblicazione e la social media policy scritta bene può evitare a una pubblica amministrazione di incorrere in responsabilità. Quali motivi ha presentato per invalidare la decisione di adeguatezza SREM? SREM sostanzialmente diceva: se tu Facebook porti i dati negli Stati Uniti, io non ho più la stessa tutela che avrei in Europa, quindi non voglio che tu porti i miei dati negli Stati Uniti perché lì ci sono i cattivoni che hanno dei progetti tipo il progetto Prism di Il Grande Fratello. Io non voglio finire nelle maglie tra i dati del Grande Fratello. Questi erano i motivi essenzialmente di Shen. Sto andando ancora avanti. Bloccatemi voi quando Sì, io volete. direi che forse sono le 13:34, possiamo avviare, diciamo, la conclusione di questo seminario. Ma dico, dato che ho sentito parlare appunto anche di copyright, intanto volevo preannunciare che tra gli appuntamenti ce ne sarà anche uno dedicato a questa specifica domanda. Io ringrazio l'avvocato Micozzi, vedo dalle interazioni in chat che ha stimolato moltissimo la discussione e probabilmente sarebbe stato opportuno andare avanti ancora a lungo. Speriamo di poter organizzare altri approfondimenti. Io ricordo anche a tutti quanti che il prossimo invece appuntamento è per il 4 novembre, parleremo appunto di Facebook. E a questo punto saluto tutti quanti, saluto l'avvocato Micozzi e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti i partecipanti, grazie Roberta e grazie a tutto lo staff del Formez per l'invito sempre graditissimo a partecipare a questi eventi. Grazie. Grazie a te.